Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella clausura, vediamo il chiostro, il pozzo del convento, un'immagine che spesso il frate Pio da Pietrelcina aveva dinanzi, perché la sua cella quindi attraversava tutta la clausura per andare in coro a pregare. Ecco, vogliamo raccontarvi un episodio che si è venuto a verificare agli inizi di quando tanta gente veniva qui a San Giovanni Rotondo, e parliamo proprio degli anni che vanno dal 1919 al 1922, un periodo in cui era guardiano padre Lorenzo da San Marco in Lamis. Si tratta di un episodio che è stato raccontato da padre Costantino Capobianco nel suo libro Detti e aneddoti di padre Pio. Era di famiglia, tra gli altri, anche padre Vittore da Canosa, da cui padre Costantino ha recuperato questa testimonianza, questo fatto. Un giorno padre Pio si trovava a pregare in coro e tanta gente, quindi possiamo immaginare, nel 1919 c'era questo sterrato che portava in paese, tanta roccia, questo conventino sperduto sul monte qui a San Giovanni Rotondo, però c'era tanta gente sul sagrato, diciamo sagrato, dinanzi alla chiesa, c'erano tanti pellegrini e cominciavano anche ad esserci delle persone che cominciavano a vendere anche delle piccole immaginette di padre Pio. Padre Pio, stando ancora a pregare, sente udire questa voce: padre Pio per due soldi, padre Pio per due soldi. Beh, potete immaginare l'ironia di padre Pio, perché fu padre Pio a raccontare questo episodio anche allo stesso padre Vittore. Lui raccontò che tra me e me, nel momento in cui ascoltavo questa voce, mi faceva sorridere. E allora a un certo punto, dato che disturbato nella preghiera, si affaccia e vede questo povero uomo che per mangiare vendeva queste piccole immaginette che mostravano l'effigie di padre Pio, e diceva sempre: padre Pio per due soldi, padre Pio per due soldi. Lo stesso padre Pio tra sé diceva: chissà che suddito pensa di avere il padre guardiano della fraternità, invece ha un povero frate che vale solo due soldi.